Sono Manuel Di Geronimo, Spartan Racer, coach SGX, laureato in scienze motorie di osteopata. In questi video vi racconterò tutto sul mondo Spartan e OCR. Scoprirete insieme a me tutti i segreti dello sport più bello della Terra. Non esistono ostacoli troppo grandi, esistono solo motivazioni troppo piccole. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui all'OCR Team Italy Workshop. Siamo oggi con Moreno Morriconi. Chi è Moreno Morriconi? Moreno Morriconi è un grandissimo atleta age group che abbiamo in Italia, un bravissimo ragazzo, un atleta iperattivo nel mondo Spartan, da quest'anno anche ambassador, una persona a parte, un ottimo atleta, anche una bravissima persona e anche veramente una persona che fa tanti sacrifici per fare questo sport. Andiamo a conoscerlo. Allora, Moreno, grazie mille, avevo tanto piacere di intervistarti. Questo perché? Perché ti conosco da tanto tempo a te e ho visto negli ultimi anni un grandissimo miglioramento proprio prestativo. Ti dico io, come è nato questo sport e come ha fatto una persona comunque da un background normale ad arrivare a questo top livello, a un livello ottimale di sport? Ma guarda, diciamo... La partenza non era normale, era sotto la normalità perché venivo da sì, calcio a 5, ma comunque era un periodo di pseudo inattività, quindi ero anche un po' appesantito. Poi è successo che nel 2015 mio fratello, preso da un raptus, ha deciso il giovedì per il sabato di andare a fare la bista a Oberdorf. E mi ha fatto, guarda, prenotami tutto, io vado anche da solo. Io ho fatto, ma dove vai da solo? Ha detto, vieni tu con me. E ci ho pensato un attimo. Andiamo. Mi sono fatto la sprint. Poi, figata pazzesca. Ci sono rimasto, io pensavo che andavo a fare un'esperienza, ma non così. Poi 2016, con un po' di... ho avuto un po' di cose da fare, non ho fatto nulla. Dal 2017, forse anche in concomitanza con... l'entrata di mio fratello nell'OCR Team Italy mi ha preso un po', quindi nel 2017 ho fatto un po' la gavetta facendo gare così per divertirmi, per acquisire minimo d'esperienza prendendo tante bastonate, e nel 2018 mi sono detto voglio vedere dove arrivo, mi metto giù ad allenarmi da professionista, cioè diciamo da seriamente e vediamo dove si arriva. 2018 ho fatto un cambiamento grandissimo e quest'anno voglio continuare a vedere, ho degli obiettivi, vediamo se arrivano, se non arrivano continuiamo a lavorare finché arrivino presto. E come sei arrivato nell'Italian Series, nella tua age group? Sono arrivato decimo, undicesimo. Okay, ma molto bene. Sì, perché io ovviamente ho fatto tutte e cinque le gare, ma prendevano le migliori quattro e su un paio ho fatto abbastanza male, quindi sono scalato. Sì, molto contentissimo. Allora, che dire, allora Moreno, una persona normalissima, vi dico io un attimino, ha incominciato ad allenarsi in modo più corretto, poi tra l'altro si allena con un mio collega, anche un amico, Mirko Gaggiotti, che segue, lui è un gruppo di persone, e nel momento che ha preso un allenatore, si è messo sotto, poi una persona competente, si sono visti i miglioramenti. Questo per dire cosa? Che qualsiasi persona che si allena e si voglia mettere sotto può avere un grande miglioramento e non per forza, capito? Bisogna essere dei talenti. Comunque tra i primi 10 nella sua age group al primo anno di reali gare competitive è importante. Quanti anni hai, Moreno? Ne faccio 32 quest'anno. Ok, poi non solo, 32 quest'anno. Moreno è in famiglia con fratello di Manuel, un altro sportivo, la cognata sportiva. Il gruppo di amici sono tutta gente che fa queste gare, no? Sì, soprattutto con diciamo l'inizio dell'attività seria che ho iniziato a fare, sono cominciato a entrare sia in questo gruppo, l'OCR Team Italy, che diciamo, è la squadra più grande d'Italia, la più rinomata d'Italia, è una grandissima famiglia e sto conoscendo giorno dopo giorno tante persone meravigliose. Ma anche all'interno della realtà Gubbio, dove vivo, dove c'è il mio coach, dove c'è Manuel, Giada e tante altre persone che si sono avvicinate a questo sport. E comunque, diciamo, la cerchia si è ristretta lì, quindi è tutto un po'... mantenuto i miei amici, ma è tutto un po' in funzione
Dello sport. Dello sport, sì. Allora, questo perché ti dico questo? Perché leggendo tantissimo, c'è una cosa che io condivido appieno, che dice anche sempre Joe Dicena, è un detto che le cinque persone più che ti metti più vicino intorno a te sono quelle persone che ti danno le tue abitudini. Quindi se ti metterai cinque persone che fanno sport, tu sarai uno sportivo. Se metti cinque persone che si ubriacano tutte le sere, difficilmente rimarrai uno sportivo. Sì, certo. Perché c'è un'influenza diretta. Questo che vuol dire che tu non ti rendi conto, ma non solo a livello come atleta ti sei messo, ti fai seguire, cioè per osmosi, tutti insieme, che si fa questo weekend? Andiamo a fare una corsa, andiamo ad allenarci. È uno stile di vita che io adoro, uno stile di vita sportivo strepitoso, che non è per tutti, però bisogna essere proprio davanti a questo mondo, ed è una cosa che veramente fa la differenza. Io ho avuto un grande cambiamento anche in questo. Non sono stato mai una persona che ha esagerato tantissimo, però magari prima andiamo a fare serata, torniamo alle 6 della mattina, ma sì, dai, più che volentieri, non c'è problema. Adesso dico magari a mezzanotte, l'una, io vado a casa che domattina devo correre. Allora, e mi stanno prendendo in giro i miei amici per questo, ma allora, è quello che realmente voglio fare. Quindi. Allora, quello che io voglio dire è questo. Non è che c'è un male fare serate e tutto. Io penso sia una questione di fasi. Se vuoi fare l'atleta, io penso che devi essere 8 volte atleta, 2 volte una persona normale. Che la cena fuori ci deve essere, la serata ci deve essere. Però chiaramente, in funzione della tua vita, se tu vai sempre fuori non ce la farai. Quello che succede a te e ai tuoi amici è un fattore di invidia, non prenderla come invidia, nel disprezzare la persona diversa, che è anche un pochino quello che tutti vorrebbero fare. Quando io iniziai ad allenarmi seriamente, i miei amici più stretti mi prendevano per il culo perché il sabato sera andavamo a mangiare fuori, io mangiavo il pollo e la pizza. Sì, poi sì, certo, sì. La pizza me la mangio, non è quello. Però quello che ci siamo trovati è che al finale di tutto, dopo magari 6 mesi, tutti mi prendevano il pollo e quindi si è dovuto cambiare posto. No, i miei amici è più goliardia che altro, nel senso loro sanno quello che faccio, mi rispettano, anzi c'hanno una grande stima nei miei confronti per quello che faccio nel mio piccolo, quindi il grande supporto viene anche da loro, quindi posso solo che ringraziarli. Però diciamo, io ho cambiato delle mie abitudini che mi portano a stare meglio e a cercare di raggiungere quello che voglio. Ok. Quante volte ti alleni a settimana? Almeno 5. Almeno sì, 5. Più o meno 5. E a questo alimentazione come va? Ma alimentazione io non seguo diete particolari. Mangi bene. Cerco di limitare le schifezze. Solo questo, perché poi mangio esattamente quello che mi va. Però cerco di eliminare magari i troiai. Sì, le cose inutili. Anche perché nel momento che ti alleni tanto è normale che devi anche mangiare, cioè non è questo. Mangio tanto. Questo è il concetto. Avere comunque un gruppo di persone che ti porta ad avere uno stile di vita adatto. E poi soprattutto, a parte questo, io ti ho visto ovunque, cioè quest'anno Sparta, eri a Taho, giusto? No, a Taho no. A Taho no. Sparta quest'anno, però verrai a Taho. Sì. Io ti ho visto in miliardi di posti, cioè insomma hai fatto tante esperienze, hai fatto anche qualche ultra. Sì. No, ultra no, però quest'anno considera che ho fatto la trifetta per 5, quindi ho fatto 15 Spartan. Pensate in voi, un anno. Quindi. Io quest'anno è stato il mio anno più prolifero, non mi ricordo se ne ho fatto 18 o 21, però per dire 5 trifette ha fatto 15 gare, cioè un impegno sia umano che economico. E ti dico una cosa, e a questo come fai a gestire il lavoro, la vita, allenamenti? Dimmi un pochino, insegnami qualche trucco. Diciamo che il lavoro ti porta via tanto tempo e cerchi di incastrare bene lavoro e allenamenti nei posti, negli orari migliori per te. Per esempio, l'altro giorno avevo 1.5 ore libera a ora di pranzo, dovevo fare le ripetute, sono andato a 1.5 giorni, ho fatto le ripetute, è tornato, ho mangiato al volo e sono tornato a lavorare. Altri giorni magari insieme con Manuel spesso si lavora fino a tardi, le ripetute, nonostante il freddo, nonostante la neve, il buio, si vanno a fare alle 7:30, alle 8 di sera in pista, scavalcando anche le recinzioni dello stadio qualche volta. Ok, questo è il concetto, che comunque le Spartan sono anche un sacrificio, bisogna fare incastrare il lavoro con la vita normale, questo è tutto. Ok, facciamo un'ultima domanda a Moreno. Moreno, obiettivo del 2019? Il mio obiettivo principale rimane, è grande per me, però un podio in una Spartan. E vediamo, questo è il mio obiettivo principale e vediamo quando ci arrivo. Se ci arrivo, io combatto tutti i giorni per questo. Bene.
e vediamo. Quindi in bocca al lupo a Moreno, grazie mille per il tempo dedicato. Grazie a te. Speriamo di vederlo in un podio, saremo lì a festeggiarlo. Bene, ci vediamo quindi quest'anno in tutte le gare e mi raccomando, metticela tutta come sempre. Ci proverò con tutte le mie forze. Bene, e al prossimo video. Ciao, grazie mille.